Per la Procura di Palermo l'inchiesta è affidata al PM Francesco Del Bene. I reati che potrebbero configurarsi dopo la lettura dei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza sono truffa, peculato e falso nella gestione dei ricoveri e delle liste d'attesa per gli interventi chirurgici. L'azione della magistratura segue un esposto su ricoveri urgenti che però non sarebbero mai transitati dal pronto soccorso. L'arco temporale preso in esame è abbastanza lungo, dal gennaio 2013 al mese di giugno di quest'anno. Insomma, la procura vuole verificare se, così come racconta l'esposto, ci fossero liste d'attesa invisibili, parallele a quelle ufficiali, per ottenere ricoveri in tempi rapidi scavalcando altri. E secondo indiscrezioni, un primo riscontro la Guardia di Finanza lo avrebbe già offerto ai magistrati dal momento che sarebbero state rilevate diverse irregolarità. L'indagine si articola anche su un altro filone relativo ai pre-ricoveri, tanti quelli registrati a cui però non sarebbero seguiti né interventi chirurgici né ricoveri post-operatori. Intanto l'azienda ospedaliera Civico di Palermo in una nota ha assicurato la piena collaborazione con gli organi inquirenti. Oltre alla direzione amministrativa, i reparti visitati dai finanzieri sono stati quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia mammaria.